Ciao a tutti ragazzi e ragazze. Allora, questo non è un video tag, ma è un video che riguarda i libri che ho ricevuto per il mio compleanno che è stato ieri. E questi libri li ho ricevuti dai miei genitori in regalo. Adesso vi faccio vedere, però prima devo fare assolutamente un ringraziamento speciale a tutti i miei amici e le mie amiche del gruppo YouTubers che parlano di libri che mi hanno fatto gli auguri. Sono stata felicissima, veramente mi ha fatto un sacco piacere. Giulia, Mara, Valentina, Lorenzo, Sebastiano, Luca, Fraurus, veramente siete stati in tantissimi che mi avete fatto gli auguri sul post dove dicevo che avrei fatto un video con i regali di compleanno. E io veramente vi ringrazio di cuore, siete veramente la mia family librosa, ve lo posso dire tranquillamente perché adoro parlare con voi di libri, scambiare opinioni, pareri, veramente. Io vi voglio un mondo di bene, veramente, anche se ci conosciamo virtualmente tramite Face, però sono felicissima di aver conosciuto voi e vi ringrazio ancora di cuore per gli auguri, veramente, sono stata veramente contentissima. Allora, adesso passiamo ai libri, vi faccio vedere. Allora, questo è il primo, Walter Moers, La calappia streghe. Eccolo qui, l'ho ordinato su IBS insieme a un altro libro che adesso vi faccio vedere. Questo è il quinto libro di Walter Moers, era da tantissimo che lo volevo e allora ho colto l'occasione del compleanno per dire a mia mamma se lo potevo ordinare insieme a un altro libro. E Walter Moers è uno scrittore tedesco che adora scrivere fantasy, io ho altri già quattro libri suoi e questo era l'unico che mi mancava. E ovviamente ho colto la palla al balzo, diciamo, e l'ho ordinato subito. Poi vi faccio vedere l'altro libro che ho ordinato con IBS, che è questo qui, L'alchimia di Nina. Questo qui è un libro scritto sempre da Moni Witcher, diciamo, è una guida del mondo di Nina, perché ci sono, vedete, come faccio vedere, non so ecco se si riesce a capire bene, ecco, aspettate. Delle illustrazioni e ovviamente delle spiegazioni sul mondo di Nina, dell'alchimia, ad esempio l'albero genealogico di Nina. Questa è Camostilla Carcudi Micondi. Chi è? Ah, ho capito, un personaggio, scusate, no, perché adesso lo sto sfogliando adesso perché è arrivato stamattina il corriere. Verso le 11:30 ero felicissima. Poi ho dovuto andare all'università a dare un esame di informatica. Che grazie a Dio è andata benissimo e la tesi si avvicina sempre di più, per fortuna. Quindi ecco, lo sto sfogliando insieme a voi, perché non l'ho fatto a tempo prima. Poi ti fa vedere il mondo di Xoras, tutte le descrizioni. Quindi ecco, l'ho preso, vi dico anche il perché, perché sulla pagina di Mooney lei ha scritto che il quinto libro che uscirà dopo il 20 ottobre, già ha dato una piccola indicazione sulla data, Nina il numero aureo, che è il quinto libro della saga della bambina della sesta luna, è molto, ma molto collegato a questo libro. Allora ho detto non posso non prenderlo, E la mia veramente sorpresa è stato che costa la bellezza di 12,50 euro, perché è fatto benissimo, rilegato, ecco, lo faccio rivedere, ci sono delle bellissime illustrazioni. Vado a vedere su Amazon 10,63 euro, ok. Dopo però, per curiosità, fammi vedere su IBS. Su IBS costa la bellezza di 3,32 euro. E io così la mia faccia è stata questa. Porca paletta, come 3,32 euro? Cioè, di là 10 euro, costa 12,50 euro il libro. 3,32 euro, infatti ho pagato proprio 3,32 euro insieme a quello di Walter Moers, beh, quello 14 euro scontato del 15%. E sono rimasta così felicissima perché 12,50 euro è sempre 12 euro, mica perché è un libro bellissimo, pieno di illustrazioni, li vali tutti. Però questo io li chiamo miracoli librosi perché trovare un libro che anziché costare 12,50 euro costa 3,32 euro, per me è un miracolo libroso. Allora ho detto questo, lo prendo, lo leggo in attesa che esca il quinto libro di Mooney. Poi mia mamma mi ha fatto un bellissimo regalo pure in libreria stavolta. Questo qui, il primo libro del ciclo di Suki Stackhouse, Finché non cala il buio, di Charlaine Harris. Io ho visto la recensione di Silver Reflex e mi ha molto incuriosito, allora io ho detto a mia mamma di vedere se ce l'aveva nella mia libreria di fiducia e ce l'aveva appena ordinato, poi era arrivato subito. Sono molto curiosa perché io adoro le storie con i vampiri, infatti piace Twilight, piace la saga scritta da Stephanie Meyer e mi incuriosisce molto questo qui. E anche il primo di Laurel Hamilton, Nodo di sangue, il ciclo di Anita Blake, che spero di prendere al più presto, penso molto probabilmente di ordinarlo online.
Perché mi incuriosisce molto, io adoro queste storie, quindi diciamo che uno dei prossimi libri che acquisterò molto probabilmente è Nodo di Sangue. E sono molto contenta che mia madre l'ha comprato perché penso di alternarlo con il secondo libro delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, che sto leggendo adesso, ve lo alternerò con questo libro dei vampiri. Spero, ma io sono sicura che mi piacerà la storia perché l'ho letto, ho visto molti commenti positivi e anche negli altri seguiti, quindi penso di fare anche la collezione di questo ciclo e anche quello di Anita Blake, spero tanto. Oh, poi un altro libro, ieri mattina sono andata nella mia libreria di fiducia. E non ce l'ho fatta a non comprare un altro libro. Vabbè, mania, come si chiama? La mania di compratore compulsivo di libri, chiamatela come vi pare, ma io ne sono affetta da tanto. E ho preso questo bellissimo tomone scritto da Andrea Frediani. Eccolo qui. Aspettate, lo faccio vedere per bene, non so se voi riuscite, penso di sì, a vederlo per bene. Il romanzo dei cinque imperatori, la dinastia. Vi dico, questo libro io lo sto puntando da quando è uscito perché mi allettava molto il prezzo, 9,90 euro. È bello perché io sono molto appassionata di romanzi storici, infatti ho adorato letteralmente la saga di Alexandros, scritto da Valerio Massimo Manfredi, tutti e tre i libri. Infatti ce li ho e li ho letti con molto molto piacere. Adoro queste storie di genere appunto che si svolge nell'età romana, in Grecia, quello che è. E che riguarda tipo Carlo Magno, Alessandro Magno, questi diciamo i più grandi imperatori. E dato che qui ne raccoglie la bellezza di cinque imperatori, ecco qui dietro c'è Ottaviano Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone, ecco vi faccio vedere qui il retrocopertina, ha avuto un successo impressionante perché qui c'è scritto che ha venduto più di 700.000 copie e due edizioni in 2 settimane e tradotto in 5 lingue. Mi sono detta wow. Io vi dico, era una. Da quando è uscito ve lo punto, ho detto tanto io prima o poi me lo compro. E infatti ieri me lo sono comprato perché mio papà me lo ha regalato. Ho detto scegli tu ovviamente il libro, però te lo faccio come regalo. Vi dico, il compleanno quando capita per me è una meraviglia perché rimedio sempre un sacco di libri. Oh, l'ultimo libro è questo qui, il libro Sepolto dei Segreti. Questo qui me l'ha fatto mia mamma, diciamo 10 minuti fa, me l'ha fatto come premio, come regalo. Anche per l'esame che finalmente ho superato. Ma anche per il compleanno, diciamo per tutti e due i motivi, e me l'ha fatto perché lei sa che io adoro i libri che hanno all'interno storie che riguardano i libri. Infatti, questo è un libro Sepolto dei Segreti, è un thriller che da quello che ho letto ha avuto molto molto successo, è anche uscito da poco, quindi vi dico. Allora, io sono felicissima che mia madre me l'ha comprato e ovviamente sta in attesa di essere letto. Io adesso questi 5 libri li registro sulla biblioteca mia Nobi. Se dopo sotto vi lascio il link, se volete dateci un'occhiata, se vi va. Poi ovviamente scriverò anche un post riguardo a quello che ho ricevuto sul mio blog e ovviamente il link lo trovate sempre sotto. Io vi ringrazio, veramente ringrazio ancora i ragazzi e le ragazze, i miei amici e le mie amiche di YouTubers che parlano di libri per gli auguri che sono stata molto felice, veramente mi hanno fatto un immenso piacere. E vi dico che il prossimo libro che recensirò, molto probabilmente sarà sicuramente Il Grande Inverno, che lo sto finendo di leggere adesso. E diciamo che sono arrivata più o meno alla metà. Ovviamente recensirò altri libri, in attesa di questo libro di Martin ne troverete altre recensioni e un altro video tag che è molto interessante, che farò penso subito dopo questo video, molto molto probabilmente, che si chiama Libri su un'isola deserta. Quindi io vi aspetto, vi ringrazio per essermi stata ad ascoltare, veramente grazie, grazie di cuore, siete in tantissimi a esservi iscritti al mio canale, quasi 200, una cosa per me, veramente sono felicissima, una cosa impressionante, tutte queste persone che mi seguono mi fa un immenso piacere. Io vi ringrazio veramente di cuore e ci vediamo al prossimo video tag e alla prossima recensione. Ciao a tutti, a presto, ciao!